Ecco come saranno le biciclette del servizio di bike sharing del comune di Pisa. Il via il prossimo 15 maggio, ma già da oggi presso lo sportello della Pisamo è possibile sottoscrivere l'abbonamento annuale. 35€, 25 per gli studenti, che darà diritto a una POS tessera da utilizzare per prendere a noleggio una delle 200 biciclette dislocate in 14 punti della città. Numeri che fanno di Pisa, secondo il club delle città per il bike sharing, la prima realtà italiana per rapporto tra numero di biciclette e residenti. Tramite lo smartphone o un computer sarà possibile verificare la disponibilità delle biciclette nelle singole stazioni. La prima mezz'ora sarà gratuita, la successiva costerà 90 centesimi, la seconda 1,50 euro e la terza e le ore seguenti 2 euro. A gestire il servizio per i prossimi 3 anni sarà Bici in Città, società torinese già presente in altre città italiane. Perché Pisa è una città che in bicicletta si può girare facilmente e il tempo di uso gratuito della bicicletta in bike sharing è sufficiente a attraversare comodamente la città, quindi mi aspetto un grande successo. Il bike sharing, è stato sottolineato questa mattina nel corso della presentazione, è un servizio molto atteso e finalmente vede la luce. Le risposte dei cittadini sono state decisamente positive ed è giunto il momento di dare il via a questo progetto.